vi faccio vedere una scala diatonica maggiore. Importantissimo nella scala diatonica maggiore imparare la struttura di toni e semitoni. Fra il primo e il secondo grado abbiamo un tono, fra il secondo e il terzo un altro tono, fra il terzo e il quarto, come vedete, non avendo tasto in mezzo, abbiamo due tasti attaccati, il che significa che è un semitono, che è l'unità di misura più piccola sul pianoforte possibile. Poi abbiamo tra il quarto e il quinto un tono, tra il quinto e il sesto un altro tono, tra il sesto e il settimo un altro tono e tra il settimo e l'ottavo un semitono. Il che significa che, riassumendo, se la impariamo a memoria, che è consigliabile, la struttura della scala diatonica maggiore è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Se noi vogliamo proprio immaginare la scala come una scala fatta di gradini, cosa che non amo perché i cantanti non dovrebbero pensare alle note come qualcosa che sale e qualcosa che scende, ma semplicemente come suoni gravi, suoni acuti, eccetera. Però perché questo ci porta a tirare il collo o meno. Però a livello teorico, quando bisogna imparare le cose, talvolta aiuta, si chiama scala proprio perché è una scala verso gli acuti e una scala verso i gravi, ascendendo e discendendo. Quindi noi dobbiamo immaginare che il tono è come se fosse un gradino leggermente più alto, mentre il semitono un gradino più basso. Ma il gradino ha una nota base, quindi un punto in cui appoggiamo il piede in basso e un punto in cui lo appoggiamo in alto, il che significa che quei punti in cui appoggiamo il piede sono le note che effettivamente suoniamo. Quello che c'è in mezzo è il salto, ossia l'intervallo. L'intervallo di tono prevede quindi un saltino un po' più grande perché c'è comunque una nota in mezzo che noi saltiamo e che nel blues o per esempio nella scala bebop amiamo suonare, creando un cromatismo. Quindi il nostro tono è questo, mentre se noi vogliamo eseguire il semitono avremo... Se eseguiamo un cromatismo abbiamo eseguito il nostro tono ma passando per il semitono. Quindi quando noi eseguiamo do re stiamo eseguendo un salto di un tono, re mi tono, mi fa semitono. E perché si studia in do? Proprio perché è anche evidente sul pianoforte, lo vediamo che non, perché non abbiamo il tasto nero in mezzo. Quindi abbiamo detto semitono, poi fa sol tono, sol, la, tono, la, si, tono, si, do, semitono. Quindi abbiamo tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Questa è la scala diatonica maggiore. Importantissimo un altro fattore della scala diatonica maggiore. I gradi della scala hanno tutti un valore molto importante, anche a livello di emozione. Allora, se noi abbiamo delle note che sono particolarmente stabili, note che nascono al generatore in gran numero, come per esempio la tonica e la dominante, che non a caso si chiama così ed è il quinto grado, abbiamo questa cadenza che è assolutamente naturale, senso di riposo. Un'altra nota molto importante e molto stabile è il terzo grado, che è il diciamo quello che determina se una scala è maggiore oppure minore. Come abbiamo visto nella scala blues, il terzo grado era bemolle, c'era una terza minore tra il primo grado e il terzo, era minore, cioè composta da un tono e un semitono. Questo dà un tocco triste alla scala che in musica si chiama minore, mentre il maggiore è dato dalla terza maggiore, ossia quindi il terzo grado posizionato a due toni dalla tonica, come è nella scala diatonica maggiore. Per questo non ci dimenticheremo mai più che la triade di base è composta dal primo e dal terzo grado maggiori sulla scala diatonica maggiore, mentre il terzo e il quinto
saranno minori perché abbiamo il Mi Fa in mezzo, quindi un semitono e un tono. Un tono e mezzo dà una terza minore. La terza è un intervallo che noi contiamo dalla nota base, Do, Re, Mi. Saltiamo il Re, siamo a Mi, quindi abbiamo Do, Mi, terza. E lo stesso vale tra Mi e Sol. Mi, Fa, Sol, saltiamo il Fa e cantiamo Mi, Sol. Se noi arpeggiamo questo, abbiamo l'accordo arpeggiato, l'accordo maggiore, la triade. Do, Mi, Sol, Mi, Do, che tutti voi avrete sentito e strasentito e strasentito perché lo cantiamo sempre quando facciamo i nostri Mi, 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 e aggiungendo varie altre note a seconda della difficoltà dell'esercizio. Quindi abbiamo tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, con note stabili che sono primo, terzo, quinto e ottavo. Le note che si trovano in mezzo, il secondo, il quarto, il sesto e il settimo, sono note instabili. Quindi qualora si volesse creare una sorta di suspense, di attesa, ci si può soffermare su quelle note. Per esempio, quando si sente un Re, o si torna al Do o si va al Mi. Rimanere sul Re crea tensione. Principalmente questa nota si chiama, se questa si chiama tonica, questa si chiama sopratonica. Chiamiamo il terzo grado invece modale, proprio perché è quello che determina il modo maggiore o minore della scala. Il quarto grado invece è il grado di sottodominante. Il quinto grado è talmente forte, anche come suona il generatore, fra gli armonici presenti al suono al generatore, che viene chiamato dominante, non so se mi spiego. Quindi quelli che stanno intorno prendono il nome da lui. Il quarto grado, che proprio vuole andare al Sol o al quinto, si chiama sottodominante. Poi abbiamo il quinto, che è la dominante. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Poi abbiamo il sesto, che anche questo è bello teso, ed è la sopradominante. Sentite? Instabile, si deve muovere. E poi abbiamo il settimo, che è proprio ancora peggio. Sentite la tensione che si crea sul settimo grado, che tende all'ottavo. Ah, meglio. Meglio in termini classici, c'è chi utilizza queste tensioni moltissimo per creare un'emozione, no? Quindi anche nella composizione conoscere queste caratteristiche dei gradi della scala è estremamente importante, o anche nell'improvvisazione, sapere che quella determinata nota che si sta cantando crea una tensione, un'attesa, una suspense, è meraviglioso. Quindi facciamo, abbiamo detto stabile, instabile, stabile, instabile, stabile, instabile, instabilissima e ottava. Perché non vi ho detto come si chiama la settima? Perché la settima ha il nome più romantico di tutti, è la sensibile. Quando la settima dista solo di un semitono dall'ottava, viene chiamata sensibile proprio perché provoca questa tensione per cui lei non può stare senza l'ottava, ok? Se invece la settima è bemolle, come capita tantissimo nel blues, nel jazz, cioè la settima diventa minore, così come si dice, settima abbassata, settima minore, questa settima non è più sensibile, è una settima minore, che è un'altra cosa. Quindi noi abbiamo, per esempio nel caso del misolidio, abbiamo tolto la sensibile. Mentre nel caso della scala bebop l'abbiamo rimessa, ma le abbiamo messe tutte e due. Quindi abbiamo fatto. Quindi abbiamo anche creato quella tensione che veniva tolta senza nulla togliere alla suspense che ci lascia una settima minore, che comunque è estremamente bella. Ok, adesso, una volta analizzati i gradi della scala, i loro nomi e le loro funzioni e la struttura della scala diatonica maggiore, vogliamo conoscere le scale minori classiche, che sono tre. Scala minore naturale, che deriva direttamente dalla scala diatonica maggiore scendendo di una terza minore. Quindi se noi vogliamo suonare una scala senza suonare tasti neri, esattamente come la scala diatonica maggiore a partire da Do,
Basta che scendiamo di una terza minore e ci troviamo in La minore, che è la relativa minore della scala di Do maggiore. E a quel punto, se la vogliamo suonare da La a La, non abbiamo un tasto nero da suonare. Abbiamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. E ci troviamo tranquillamente nella scala minore naturale, senza nessun tipo di alterazione. Le uniche due scale in assoluto che vengono suonate senza alterazioni sono la scala diatonica maggiore di Do e la scala minore naturale di La, ok? Perché sono una la relativa minore dell'altra e l'altra la relativa maggiore dell'altra. Quindi abbiamo come struttura di toni e semitoni, avremo tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Attenzione, anche questo è da imparare a memoria. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, ok? Allora, la scala minore naturale però non ha la sensibile. Infatti finisce fra il settimo e l'ottavo grado con un tono e non con un semitono, cioè non c'è la sensibile. E allora è stata inventata una bellissima scala che si chiama scala minore armonica, che ha anche un sapore un po' orientale, che semplicemente mette la sensibile al posto del settimo grado. Quindi alza il settimo grado di un semitono, creando però uno spazio molto ampio fra il sesto e il settimo grado, l'intervallo di un tono e mezzo. Andiamo a vedere. Ecco, posizionato su sesto, settimo e ottavo grado, il tono e mezzo per alcuni cantanti, per alcuni anche violinisti, per esempio, risultava anche un po' difficile da intonare. Allora, proviamo a intonarlo. Mentre la scala di La minore naturale, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, si doveva intonare. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, scendiamo, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, La, Ba, Du, Ba, Dui, Da, Du, Ba, Dai, Du, Ba, Du, Dui, Dai, Du, Ba. Bene, invece la scala minore armonica, questa bella sorpresina, sentite com'è bella. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Bene, allora questo io ho lavorato tanto con alcuni allievi per intonarlo bene, perché è un po' è molto bello, è anche orecchiabile, per chi è bravo a intonare non se lo dimentica più perché è talmente particolare che non te lo dimentichi, ma per chi è intonato ma ha nella testa altre scale può diventare un po' ostico, quindi è bene lavorarci tanto a livello di intonazione. Quindi abbiamo, ripeto, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, attenzione, Sol, Di, Si, La, La, Sol, Diesis, bisogna lasciare i nomi delle note qua, La, Sol, Diesis, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Allora, bene, ma a questo punto completiamo, perché per aiutare l'intonazione di questa scala è stata introdotta un'altra scala che permettesse di ridurre leggermente lo spazio che c'era fra il sesto e il settimo grado, alzando anche il sesto. Quindi a questo punto ci troviamo con una scala che si chiama, non a caso, minore melodica, proprio per aiutare chi si dovesse occupare di cantare la melodia e magari avesse difficoltà a intonare il tono e mezzo, su sesto e settimo grado, con il sesto grado rialzato. Quindi possiamo avere questo, cioè, quindi abbiamo questo. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Diesis, Sol, Diesis, La. La caratteristica della scala minore melodica però è che scende
senza, cioè rendendo bequadri queste due alterazioni. Quindi saranno di nuovo Sol e Fa sulla discesa. Attenzione, proviamo. Allora, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Scendiamo? La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Sentiamo tutto quanto, tutta la scala salendo e scendendo, com'è bella. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Molto bene. Con questo abbiamo un quadro generale delle scale che ci servono, delle scale che ci servono come punti di riferimento, e poi vedremo insieme i fraseggi giocando un po'. Buon canto a tutti!